È stupenda. Vero? Fa parte di una serie. Mi scusi un momento, sono da lei. Ciao. Ciao, Diane. Sapessi quanto mi sei mancata. Mi sei mancato anche tu. Allora, che è successo? Niente. Eccetto che ho un assegno per 20 quadri di Raniere e per 6 sculture di Elisabeth Spezza. Ah, stai scherzando! Sei un genio! Come ci sei riuscito? Non ho fatto niente, sembrava andato a monte quando all'improvviso è cambiato tutto. Pazzesco, è meraviglioso! Pronto? Nemmeno mi ringrazi. Per cosa? Per la statuetta di Giada che ti ho dato. Ha funzionato. Dici che è stata quella. Diane, puoi passarmi il fascicolo su Lily Jeffrey, per favore? Ora sono molto occupato. Che ne dici se ti richiamo dopo? Perché non vieni a cena stasera? Stasera non posso, ti richiamo. Grazie. Tutto a posto, Brad? Certo, certo. Sono pezzi da collezione, ma può acquistarli separatamente se vuole. Cassandra! Eri così freddo al telefono. Voglio che tu mi dica perché. Cassandra, per piacere. Se la cosa ti imbarazza, Brad, allora dillo. Sì, è una situazione molto imbarazzante per me. Siete sposati voi due? Lo sai che non sono sposato, senti. Voglio continuare a vederti, ma se vieni qui a fare piazzate puoi considerare chiuso l'argomento. Ora torna al lavoro e poi ne discutiamo più tardi. Toglimi le mani di dosso. Cassandra, per piacere, questo non è il luogo adatto né il momento. Perché c'è lei, non è il momento. Vattene. Non voglio andarmene. Perché sei così freddo? Non di qualcosa, parlami, accidenti. Per te era solo un gioco. Non è così. Adesso ne ho piene le scatole di questa storia. Per favore, esci! Ti dispiace, Cassandra! No! Fermo! Basta! Mi dispiace, avevi perso il controllo. Mi dispiace. Non t'azzardare a toccarmi! Non t'azzardare a toccarmi di nuovo! Diane, apri la porta. Dai, almeno parliamone. Non è come pensi tu, Diane. Senti, io sono davvero dispiaciuto. Diane.